chiare sulle trasformazioni reali di compressione e di espansione, possiamo passare all'analisi del ciclo reale. Noi l'avevamo già un po' disegnato. Abbiamo già fatto le nostre considerazioni, appunto avevamo detto che il ciclo reale con buona approssimazione, con ottima approssimazione, si distingue da quello ideale proprio per le differenti trasformazioni di compressione e di espansione, mentre avevamo detto con ottima approssimazione possiamo considerare la somministrazione di calore ancora isobara, ancora a pressione costante. Abbiamo detto nella realtà c'è una perdita di pressione fra l'ingresso e l'uscita della macchina in cui viene somministrato il calore al fluido, ma è abbastanza piccola molto spesso per i nostri scopi è lecito trascurarla anche per un fatto di scala, insomma sarebbe difficile andare a rappresentare una caduta di pressione del 2% per esempio come un valore medio riscontrato, è appunto un 2%, e quindi diciamo consideriamo il punto 3 di fine somministrazione del calore coincidente con quello del ciclo ideale. Ok, e queste le avevamo già chiarite, queste considerazioni. Andiamo a vedere appunto, immaginiamo ancora di considerare quello schema di impianto che abbiamo visto qualche giorno fa, quindi consideriamo che il fluido che circoli ancora per questa ultima volta, da domani cambiamo un po', consideriamo il fluido che evolve in questo ciclo essere sempre lo stesso in tutti i punti del ciclo, in tutte le macchine, quindi lo stesso fluido, che ne so, aria che viene compressa, riscaldata per scambio termico, espansa, raffreddata sempre per scambio termico, e il ciclo. Quindi il fluido non subisce variazioni nella sua composizione né nella sua massa, e questo ci consente di semplificare un pochino alcune espressioni che andiamo a scrivere. Prima fra tutte ci consente di ragionare con le grandezze specifiche, per esempio quando diciamo che il lavoro di compressione è pari ad H2 meno H1 o H2' meno H1 nel caso reale, intendiamo per unità di massa, no? Di fluido, perché quelle entalpie sono le entalpie specifiche del nostro, relative al fluido che abbiamo scelto come fluido di lavoro. Ok? Benissimo, allora la cosa che è semplice, che subito salta agli occhi, se andiamo a confrontare le prestazioni che vengono fuori dal ciclo reale con quelle che avevamo visto parlando del ciclo ideale, la prima differenza che è proprio macroscopica che salta agli occhi viene fuori quando andiamo ad analizzare il lavoro utile reale, che chiaramente sarà la differenza tra il lavoro di espansione reale e il lavoro di compressione reale. E quindi sarà per unità di massa, come abbiamo detto un attimo fa, sarà H2' meno H1, meno H4' meno H2' meno H1.
Come ben vedete, H3 meno H4 primo è minore di H3 meno H4 e H2 primo invece meno H1 è maggiore di H2 meno H1. Ok? Quindi questo significa che rispetto al ciclo ideale, il lavoro utile del ciclo reale è più piccolo, perché diminuisce per un doppio motivo, nel senso che diminuisce il lavoro della fase attiva, no? Come l'abbiamo chiamata prima, cioè dell'espansione. Il lavoro reale, abbiamo detto, considerate le perdite, diminuisce, l'espansione diminuisce, e però accanto a questo dobbiamo anche considerare che il lavoro che spendiamo per la compressione reale è maggiore rispetto a quello che avremmo speso nella compressione ideale, e quindi appunto abbiamo questo termine che è diminuito, quest'altro che è aumentato, e il risultato è che sicuramente il lavoro utile reale è minore rispetto al lavoro utile del ciclo ideale. Ok? In particolare, questo lo possiamo anche riscrivere come, vediamo quello che avevamo calcolato nel ciclo ideale, adesso che l'abbiamo appena definito, ecco qui, possiamo quindi scrivere il lavoro reale di espansione come prodotto del lavoro dell'espansione isentropica per il rendimento isentropico dell'espansione, e analogamente il lavoro di compressione possiamo, anziché il reale, possiamo scrivere come quello della compressione isentropica corretto tramite il rendimento della compressione. Ok? Questa semplice espressione ci consente di fare anche una piccola considerazione, piccola ma importante, e anche un minimo di analisi storica sullo sviluppo di questa tecnologia. Non so se vi ricordate, all'inizio delle nostre chiacchierate su questo argomento vi dissi che questi impianti con turbina a gas sono stati gli ultimi ad affermarsi sul mercato della produzione di energia, e sostanzialmente sono state fortemente volute, e quindi poi hanno beneficiato di tutti gli investimenti del settore, sono state volute soprattutto dai costruttori di motori, di propulsori aeronautici, no? In sostituzione dei tradizionali motori volumetrici, quelli con i pistoni che vanno su e giù. E all'inizio appunto però hanno tardato poi ad affermarsi, perché il lavoro utile, poi come vedete, insomma, di conseguenza il rendimento che si otteneva era molto basso, insomma, e in alcuni casi non arrivava neanche al, il rendimento non arrivava neanche al, al 20%, cioè dei valori abbastanza modesti all'epoca. In un impianto con turbina a vapore già si era intorno al 40%, anche un buon motore diesel dell'epoca poteva avere rendimenti di quell'ordine di grandezza. Quindi sicuramente si sono presentate sul mercato con una serie di vantaggi. Il primo fra tutti, vi ricordate quell'espressione, la densità, cioè la capacità di ottenere grandi potenze con macchine molto compatte, di dimensioni molto, molto compatte. Però poi dal punto di vista del
del lavoro che si riesce a ottenere da ogni chilogrammo di frutto e soprattutto del rendimento erano abbastanza scadenti. E all'inizio, oggi chiaramente hanno avuto un'evoluzione molto forte e diciamo, sono fra i sistemi energetici con le migliori prestazioni in termini di lavoro specifico e soprattutto di rendimento. Hanno superato in questo gli impianti con turbine a vapore e anche alcuni tipi di motori a combustione interna, ne parleremo più in là. Il motivo di queste difficoltà iniziali sta in questa cosa che abbiamo appena scritto qui, nel senso che vi ricordo che anche in termini di ciclo ideale, vi ricordate anche quando andammo a fare l'analisi se questo fosse un piano HS, abbiamo detto più volte che il ciclo non cambia forma, almeno il ciclo ideale non cambia forma nel passaggio dal piano TS al piano HS, perché l'unica differenza è una costante, il calore specifico a pressione costante, e quindi avevamo detto sul piano HS è il chiaramente nel ciclo ideale il segmento 1-2 rappresenta H2-H1, cioè il lavoro speso per la compressione, e il segmento H3-H4 rappresenta il lavoro ottenuto durante l'espansione. E quindi diciamo si vede abbastanza bene ad occhio come questo concetto importante, che in questo tipo di impianto il lavoro di compressione, l'avevamo già detto questo, lo ripetiamo, il lavoro di compressione assorbe un'aliquota grande rispetto al lavoro che si ottiene durante l'espansione. Oggi, se tutto va bene, siamo intorno al 60% il lavoro di compressione costituisce all'incirca un 60% del lavoro di espansione. Quindi se il lavoro di espansione è 100, il lavoro di compressione oggi è poco meno di 60, quindi l'utile potrebbe essere poco più di 40 oggi. In passato le cose andavano molto diversamente, perché appunto, se facciamo un piccolo esempio numerico, cioè diciamo 100 unità a piacere, diciamo kilojoule per chilogrammo, il lavoro di espansione isentropico, abbiamo detto circa 2/3, quindi un valore plausibile 64 per H2-H1. Nel caso di ciclo ideale significa che questo rendimento e quest'altro sono pari a 1, ok? Quindi nel caso del ciclo ideale, come vedete, l'utile sarebbe stato 100-64, 36, ok? Non tantissimo, ma appunto sono dei valori abbastanza vicini alla realtà. Abbiamo detto, purtroppo, nella compressione si spende una quantità di energia dello stesso ordine di grandezza rispetto, per fortuna un po' di meno, ma sicuramente dello stesso ordine di grandezza rispetto a quanto accade, a quanto si ottiene durante l'espansione. Se adesso appunto passiamo dal ciclo ideale al ciclo reale, quindi mettiamoci dei valori plausibili per questi rendimenti, 0,8 è un valore per il rendimento di espansione assolutamente plausibile, e ancora di più se per esempio è anche per il rendimento di compressione, facciamo un esempio numerico con 0,8. E 0,8 come rendimento di compressore non è assolutamente disprezzabile come valore. Ancora oggi diciamo ci sono compressori che lo superano 0,8, ma ce ne sono anche tanti che non lo raggiungono. Quindi se parliamo di 50-60 anni fa, quando queste macchine iniziano ad affermarsi, avere un compressore con un rendimento superiore a 0,8 era abbastanza difficile.
Questo appunto, però, con questo esempio, come potete vedere, questo diventa 80, quest'altro pure fa 80, credo, e quindi non ricavavamo assolutamente nulla da questa macchina. Questo, diciamo, ho estremizzato con questo esempio, però è normale che appunto le prime macchine avessero un lavoro utile molto modesto, magari perché questo invece di essere 0,8 era 0,85, questo era 0,81, in modo tale da non avere 0 ma poco più di 0, però quindi sicuramente dei risultati modesti. Quindi la cosa importante deve risultare che per avere un senso questo impianto, che tutto questo deve essere chiaramente maggiore di tutto questo, e in particolare quindi è necessario lo sviluppo tecnologico della turbina da una parte e soprattutto del compressore dall'altra parte, prima di poter diciamo ottenere prestazioni interessanti da parte di questi impianti. Chiaro il discorso? Vabbè, se vogliamo possiamo, però farebbe piacere arrivare a certa conclusione. Diciamo, come al solito, se facciamo un po' i nostri soliti passaggi, questo lo possiamo scrivere come C con T, C con 3 meno C con 4, e questo come C con T, C con 2 meno C con 1. Ok, quindi ancora una volta possiamo scriverlo così. Risparmierei tutti proprio i passaggi proprio completi, perché si tratta solo di perdere un po' di tempo alla lavagna, però come vi dicevo prima, abbiamo perso qualche minuto per fare quel riepilogo sulle espressioni di questi due rendimenti. Se qua dentro divertite esercizio per casa, una volta c'era una certa utilità nel fare questo, non nego, e vi divertite a sostituire a questo quell'espressione che abbiamo scritto poco fa, cioè 1 meno 1 su beta elevato a questa è l'espansione. Elevato a lambda, e qui altrettanto, insomma, qui era beta elevato a lambda meno 1 su beta elevato a lambda diviso eta c politropico meno 1. Ok, alla fine quello in sostanza, la cosa che mi interessa di più farvi notare, è che in questo lavoro utile reale avremo chiaramente una dipendenza, i termini che resteranno saranno come al solito i con 3 su t con 1, quello che si chiamava teta, ricordate? Ci sarà beta sicuramente,
sarà il tipo di fluido e ci saranno i rendimenti delle macchine, delle singole macchine. Quindi per comodità, per questo abbiamo perso un po' di tempo a definirli, adoperiamo quelli che non variano col rapporto di compressione, quindi il rendimento politropico del compressore e il rendimento politropico della turbina. Ok? Questi sono i termini. La cosa importante, quindi, se vogliamo andare a vedere quindi in buona sostanza come quello che maggiormente ci interessa che succede. Anche nel caso reale, fissato il tipo di fluido, fissati i rendimenti delle macchine, fissata la temperatura massima del ciclo con 3, avremo un valore di beta per il quale quel ciclo, è chiaro, numericamente avremo delle differenze perché nel ciclo ideale questi rendimenti valevano 1, però il concetto è lo stesso: a furia di crescere fissata a t con 3, a furia di fare aumentare il rapporto di compressione, il ciclo si degenera in un segmento, anche se curvilineo, nel ciclo reale, per il quale significa che il lavoro che si ottiene durante l'espansione è pari a quello che si spende durante la compressione, a furia di crescere il beta questi due termini diventano uguali e quindi il lavoro utile si annulla. Quindi anche in questo caso avremo un andamento di questo genere, con quindi prima crescente e poi decrescente, con un massimo in corrispondenza di un particolare valore di beta, che adesso è un po' più difficile, non impossibile, ma un po' più difficile andare a stimare analiticamente, perché appunto sarà influenzato anche dai valori numerici dei rendimenti delle singole trasformazioni. Però l'andamento possiamo sicuramente dire che è questo. Sicuramente possiamo dire che avremo una famiglia di curve al variare, per esempio, della T con 3, avremo degli andamenti di questo genere, al crescere della T con 3 osserviamo nella realtà, poi vedremo anche il proietto qualche diapositiva la prossima volta, quello che viene fuori appunto dall'analisi di questa funzione un po' più dettagliata è che al crescere, che sicuramente possiamo dire che il lavoro utile è influenzato dalla temperatura massima del ciclo, che il valore del lavoro utile cresce, ottenibile, cresce al crescere della T con 3, e l'altra cosa interessante è che il valore del beta che ottimizza il lavoro cresce anch'esso al crescere della T con 3, quindi si sposta in questo diagramma, si sposta verso destra, quindi il picco cambia sia per valore sia per posizione, che vuol dire che allora, quella temperatura T con 3, ne parleremo con calma la prossima volta, è un parametro importante, vedremo, nel ciclo reale, è un parametro che ha un'influenza, ha un peso sul lavoro utile, e poi vedremo sul rendimento, abbastanza
incisivo. E quindi è un parametro sul quale si è lavorato parecchio ultimamente, affinché appunto facendo crescere questo valore si potessero ottenere valori del lavoro utile e del rendimento sempre più elevati. Il problema è che chiaramente questa temperatura ha un limite dovuto alla tecnologia dei materiali con i quali sono costituiti gli elementi metallici della turbina. Questa è la temperatura T3 con la quale il fluido, il gas, si riversa in quel trapezio che noi abbiamo attraverso il quale abbiamo simboleggiato la turbina, dopo che il fluido appunto ha ricevuto calore durante la fase 2-3. E quindi è chiaro che, come poi vedremo, in questa turbina, anche se non l'abbiamo mai vista da vicino, ma intuite che ci sono degli organi in moto, degli organi rotanti a velocità di rotazione spesso elevate, è chiaro che il metallo di cui è costituita, sono costituiti questi organi in rotazione, è particolarmente sollecitato. Se io ci faccio arrivare un gas a 1000 gradi centigradi, 1200, 1300, 1400 gradi centigradi, è chiaro che le sollecitazioni termiche e meccaniche insieme porterebbero alla rottura di questi materiali. Quindi diciamo c'è un legame stretto fra la tecnologia con dei metalli con i quali sono realizzate queste parti e la termodinamica, nel senso che la termodinamica mi suggerisce di avere temperature di ingresso in turbina. No, T3, quella temperatura massima del ciclo, si chiama anche temperatura, no, si chiama, è anche la temperatura di ingresso in turbina, evidentemente. La termodinamica mi suggerisce temperature sempre più elevate per ottenere prestazioni sempre più elevate. È chiaro che devo vedere questo compatibilmente con i materiali con i quali sono costituite appunto le parti mobili della turbina. Quindi prima di tutto vedere se è compatibile, oppure analisi di tipo economico che mi portano a dire beh, quanto mi costa un materiale più resistente, più sofisticato, che resista a temperatura più elevate. Mi conviene adoperare dei materiali così pregiati per avere per esempio un 10% in più sul lavoro utile, un 5% in più sul rendimento, considerazioni di questo genere. Però appunto la cosa importante è che è un parametro molto influente sulle prestazioni, e la cosa altrettanto importante, appunto stavo dicendo questo, è che se io ho fatto lo sforzo di avere questi materiali resistenti a temperature sempre più elevate, devo stare attento ad andare a riottimizzare il ciclo, nel senso che se voglio sfruttare questa maggiore resistenza alle alte temperature, vedete, per quanto riguarda il lavoro utile, devo riprogettare la macchina in modo tale da scegliere per esempio un punto di funzionamento con un rapporto di compressione, non so, più elevato per esempio rispetto a questo caso qui. Se ho temperature se mi posso permettere di raggiungere temperature massime T3 ancora più elevate, ancora una volta, se voglio sfruttare il vantaggio derivante da questa temperatura più alta, devo andare ancora una volta a modificare il beta di esercizio, perché vedete non rimane costante, quindi questo picco sale in altezza ma si sposta anche verso destra al crescere della temperatura. Ok, tutto questo quindi al variare T3 avendo fissato il tipo di fluido non si discute, ma soprattutto avendo fissato i rendimenti delle macchine. Adesso non mi metto a sporcare più di tanto questo disegno, potete intuire abbastanza facilmente che viceversa, fissate una di queste curve, cioè fissata una T3, posso avere altrettante famiglie di curve, nel senso crescenti dei valori delle prestazioni al crescere evidentemente dei rendimenti di queste macchine. Questo è abbastanza intuibile, credo, senza che ci mettiamo
a fare attenzione, poi li vedremo sulle diapositive, sarà più facile notare queste cose. Va bene, introduciamo solo l'ultimo aspetto, introduciamo, perché mi dispiace che il professore Cerchiglio voglio stare un po' più attento all'orario, anche per farvi respirare un po' chiaramente tra una lezione e l'altra. È chiaro che in tutto questo l'altro parametro che è il nostro interesse della sessione evidentemente è il rendimento del ciclo reale, che molto semplicemente insomma sarà pari a questo dividendolo per il calore introdotto nel ciclo reale, e quindi sostanzialmente sarebbe ottenibile, diciamo, formalmente andando ad aggiungere, diciamo, al denominatore la quantità C con T3 meno T2', questo sarebbe. Trovate? Ok, qui c'è poco da fare anche a livello di passaggi di rielaborazione. Vi anticipo il risultato, appunto, facendo quel po' di soliti passaggi come abbiamo fatti per il numeratore. Sul denominatore c'è poco da giocare. Quello che viene fuori è che per il rendimento, diciamo, vale una dipendenza funzionale esattamente come quella del lavoro utile, cioè questo termine qui al denominatore non mi altera evidentemente, me lo altera dal punto di vista numerico, chiaramente il risultato numerico sarà diverso, ma la funzione, gli andamenti delle funzioni, le tendenze delle curve del rendimento reale avranno le stesse dipendenze funzionali del lavoro utile reale. Quindi qui su questo aspetto ci fermiamo, ripartiremo da qui domani. No, voglio richiamare la vostra attenzione sul concetto che quindi c'è una profonda differenza con quanto avevamo trovato a proposito del rendimento del ciclo ideale. Nel ciclo ideale, vi ricordate, il rendimento fissata una certa temperatura era una funzione sempre crescente con la temperatura fino a un certo valore massimo, dove è per beta che valeva un certo valore, uno teta elevato a 2 lambda, una cosa di questo genere, 1 su 2 lambda, ed era un andamento sempre crescente. Invece, appunto, se è vero quello che sta scritto qui, come ho detto, cioè hanno lo stesso tipo di relazione funzionale, nel caso reale il rendimento segue, insomma, fa quello come andamento che fa il lavoro utile reale, nel senso che il lavoro utile reale si annulla per beta uguale a 1 e per un certo valore massimo di beta, e altrettanto deve fare il rendimento, perché laddove è nullo questo numeratore nel ciclo reale sarà nullo il rapporto. Nel ciclo reale, nel ciclo ideale noi facciamo quell'ipotesi ideale che diciamo in pratica mano a mano che questo ciclo si stringeva sempre di più, sempre di più, sempre di più, il suo rendimento, anche se ottenevamo pochissimo lavoro, quel poco lavoro ottenuto ci costava poco in termini di calore e quindi il rendimento cresceva. Quindi un discorso puramente teorico, arrivati al punto in cui un attimo prima dell'uguaglianza dei due lavori spesi, diciamo, si otteneva un ciclo del tutto ideale con un rendimento altissimo, perché è vero che ottenevamo poco lavoro utile, ma c'era costato pochissimo.
e quindi dicevamo che questo valore massimo corrispondeva a un ipotetico ciclo di Carnot compreso tra le temperature di inizio e fine compressione. Adesso è chiaro che nella realtà, nel momento in cui, considerando il ciclo reale, considerando i rendimenti delle macchine, è evidente che mano a mano che si riduce il numeratore di questa espressione, ovvero il lavoro utile che riusciamo a raccogliere, evidentemente si va a ridurre anche il rendimento. E quindi anche per il rendimento reale arriviamo a questo importante risultato, che appunto il rendimento reale avrà un andamento simile a quello che abbiamo visto prima per il lavoro, annullandosi esattamente nei punti dove si annulla il lavoro utile reale, e chiaramente con le stesse considerazioni che abbiamo fatto un attimo fa. Cresce al crescere della temperatura, cresce il valore del beta ottimale ai fini del rendimento al crescere della temperatura, cresce al crescere dei rendimenti delle singole macchine, e quindi in maniera del tutto analoga. Quello che vedremo con calma, perché adesso voglio chiudere, vedremo con calma la prossima volta, è che poi una cosa interessante su cui discutere, un problema ingegneristico classico, è che se io riporto sullo stesso diagramma, qui per esempio il rendimento, qui il lavoro utile, gli andamenti sono gli stessi, i punti si annullano, sì, i valori di loro sono gli stessi, però se questa per esempio è la curva del rendimento, la curva del lavoro utile per esempio potrebbe essere questa, ok? E la cosa importante di cui potrei discutere con voi la prossima volta è questa cosa qui, cioè che i valori del beta, del rapporto di compressione che ottimizzano il rendimento o quello che ottimizza il lavoro utile non coincidono, e questo è importante perché appunto significa che il progettista deve fare una scelta, potendo scegliere, supponendo che non abbia vincoli, che abbia le mani libere nella scelta di questi parametri. Il progettista invece dice: adopero un beta per esempio un po' più piccolo in modo da avere il massimo lavoro utile, o uno un po' più grande in modo da avere il massimo rendimento. Ok, non aggiungo altro per oggi, ci torniamo proprio sul filo, però chiaramente questo dovremo discutere, di questa cosa discuteremo domani.